Bene, eccoci qua con il portiere dell'Under 21 di Pavia. La prima domanda è spontanea. Intanto, se come penso io è stata una buona partita da entrambe le parti, molto combattuta tra l'altro, e alla fine probabilmente il risultato è giusto, perché voi avete prodotto sicuramente di più nel primo tempo, anche se però nel secondo tempo avete sofferto in una fase di gioco, e complimenti a te perché sei stato veramente bravo in un paio di circostanze. Abbiamo sofferto la pressione nel secondo tempo, perché sono venuti a prenderci, ci hanno tenuto lì, non ci hanno permesso di fare il nostro gioco, quindi abbiamo un po' sofferto, però nel primo tempo siamo andati in vantaggio quasi subito e anche abbastanza meritatamente, penso. Poi il pareggio arriva dal nostro errore in punizione, una distrazione, contropiede, ci hanno fatto gol. Anche questo nel primo tempo un po' meno meritato, però nel secondo tempo lo meritavano tutto, quindi è stato giustissimo. Poi abbiamo portato a casa questi 3 punti, siamo contenti e speriamo di andare avanti così. È stata una partita tosta questa, bella di carattere, l'abbiamo portata a casa. Esatto, infatti quello che è stato bello è proprio il carattere che avete messo in entrambe le squadre, perché davvero si è vista una buonissima partita con una squadra che cercava di impostare molto di più come voi sicuramente, e ho visto anche giocare a tratti bene, anche un 2-2 fatto bene, e l'Amor che difende in una maniera molto particolare ma molto bravi, cioè, e quindi la cosa che è uscita secondo me è stata veramente una buona partita, perché avete messo il carattere, avete giocato benissimo. Tra l'altro il risultato parla da solo, vuol dire che è stata combattutissima. Cioè, assolutamente, molto combattuta. Poi abbiamo detto difesa ottima loro, ci siamo trovati davanti a quasi a un muro, erano veramente bravi a difendere, però ci è andata bene, quindi siamo contenti così. Complimenti ancora allora. Ora abbiamo qua uno dei giocatori protagonisti di questa partita, Mario Masullo, a cui rivolgiamo fondamentalmente la stessa domanda che abbiamo rivolto al tuo compagno portiere. Secondo te che partita è stata? Beh, una partita disputata al massimo del livello da tutte e due le squadre. Credo che le squadre hanno il risultato sia meritato da parte nostra, ma ci poteva stare anche un pareggio, perché la squadra del Saronno, devo fare i complimenti alla squadra del Saronno. La squadra nostra è una che si fonda quest'anno, cioè tutti i ragazzi nuovi, siamo quelli dell'anno scorso sono andati tutti in prima squadra e sono andati via, quindi è stato importante per noi portare questi 3 punti a casa. Bene, intanto quello che che posso dire è appunto che vi ho visto comunque, al di là del fatto che non sapevo di questa vostra prima esperienza fondamentalmente, che peraltro vale anche per i ragazzi di Saronno, perché comunque per l'Under 21 è la prima esperienza che fanno, anche se alcuni di loro hanno già giocato l'anno scorso in Juniores, però ovviamente il salto si vede, il campionato è un campionato sicuramente diverso, di livello, e quello che però, ripeto, penso che sia importante che proseguiate entrambe le squadre, voglio dire, sul lavoro che state facendo, perché avete fatto veramente una bella partita che è piaciuta anche al pubblico. Chiaro, io personalmente ci tengo a precisare che ho anche io un altro anno di juniores da fare, sono classe 94 e quindi per me è, diciamo, un'esperienza in un ambiente nuovo, perché io venivo dal sud, dal Cus Avellino, non so se conoscete, sempre squadra di serie C1, e sto facendo questa esperienza under 21 in prima squadra, quindi in tutte e due le categorie, quindi per me è anche molto impegnativo. Bene, complimenti ancora allora. Grazie. Ciao. Bene, eccoci qua con il mister dell'Under 21 di Pavia. La prima domanda che voglio fargli è proprio come ha visto le due squadre dal punto di vista tattico, perché io ho visto una partita giocata in due maniere differenti, ma entrambe l'hanno veramente fatta bene. Beh, in senso tattico, cioè, oggi proprio non c'eravamo, perché ci mancavano 2 giocatori fondamentali, ma questo non è una scusante. E poi i ragazzi dell'Amor Sportiva molto, si vedono che vengono tanti dal calcio a 11, perché si vede proprio nei movimenti e negli stop, in queste cose qua, e giocano, si devono adeguare a questo sport che ci sono meno contatti, per cui è una partita molto spezzettata, molti falli, infatti alla fine c'erano più di 15 falli e una partita di calcio a 5 sono tanti. E niente, abbiamo preparato la partita diversamente, ma oggi non ci è riuscito niente, non abbiamo giocato il nostro calcetto che noi sappiamo.
Però nonostante tutto io ho visto fare in alcune fasi un 2-2 fatto bene proprio, in cui facevate veramente quella la palla, c'era lo scambio da parte dei due opposti davanti, cioè tutto sommato ho visto comunque dei movimenti buoni. Poi chiaramente avete fatto fatica secondo me, perché avete trovato una squadra che gioca in maniera particolare, perché ha una difesa bassa aggressiva a tre che chiude gli spazi sulle diagonali, per cui ovviamente ci sta che un po' di difficoltà l'abbiate trovata. Però secondo me nel primo tempo avete fatto molto bene, mentre credo che un po' meno bene nel secondo. Sì, noi la rotazione a due è nel nostro DNA, la facciamo da quando abbiamo iniziato, la facciamo molto bene nel nostro campo, che è un parquet molto più veloce, e qua i ragazzi non si trovavano ancora, e poi sono andati nel pallone quando hanno sentito un po' di la pressione della squadra avversaria, ma tutto sommato i nostri movimenti li sappiamo fare, poi se ci riescono meglio, se no però comunque li proviamo sempre. No, ma infatti la cosa piacevolissima dall'esterno è stato proprio alcuni schemi, soprattutto sulle palle ferme, sui calci d'angolo in particolare che avete fatto, che sono veramente simpatici, e poi in un paio di circostanze sono stati anche molto pericolosi, al di là del primo gol che secondo me è stato un errore di posizionamento difensivo da parte dell'AM. Sì, sono stati un po' tra virgolette poli i ragazzi, perché lasciano sempre la linea scoperta, e il nostro giocatore ci ha visto lungo e l'ha buttata due volte lì, una ci è andata bene, l'altra abbiamo sbagliato davanti alla porta. Ci manca un po' di cattiveria davanti, il nostro bomber non c'era oggi, e credo che con lui avremmo fatto la differenza. Comunque bravi ragazzi, hanno portato i tre punti a casa. Complimenti ancora e buon proseguo di campionato. Grazie. Benissimo, siamo ora con la squadra che ospitava questa partita, che si approccia per il primo anno a questo campionato Under 21, e siamo qua con Edoardo Melosi, il capitano di questa squadra. Mi pare di poter dire che al di là di un inizio dove i primi forse 5 minuti di tempo effettivo, perché qua chiaramente sappiamo che parliamo di tempo effettivo, c'erano dei scompensi difensivi abbastanza evidenti, tra cui avete preso un gol su una palla ferma, un calcio d'angolo, dove avete fatto un errore abbastanza evidente di posizionamento, però piano piano siete andati crescendo, e tra l'altro secondo me nel secondo tempo avete fatto particolarmente bene, perché avete messo in campo quell'aggressività che forse non c'era stata nel primo. Sì, sicuramente c'è andata, diciamo, siamo usciti sicuramente a testa alta, è la prima esperienza in Under 21 e quindi siamo inesperti, però sono due partite in cui mettiamo la grinta e facciamo di tutto per portare a casa qualche punto. Sarà difficile portarle a casa in questo campionato, ma noi ce la facciamo tutto, ci proviamo, e soprattutto abbiamo quella voglia di far vedere che comunque non siamo una squadra, gli avversari vengono qui per dire vinciamo la partita, noi siamo qui e vogliamo combatterla e portare a casa i tre punti. Mi pare che lo spirito sia quello giusto, su cui tutta la società, io compreso, investo tantissimo, lo sapete, e credo che se continuate a giocare e a migliorare passo dopo passo sicuramente anche qualche risultato arriverà. Però quello che io posso dire, e che credo possa confermare tutto il pubblico che oggi ha visto la partita, che sicuramente avete fatto vedere una bella partita oggi, la gente al di fuori si è divertita, rimane forse il rammarico per un pareggio che magari si poteva strappare, però onestamente bisogna anche dire che loro nel primo tempo hanno avuto molte occasioni, tra cui un paio di traverse clamorose. Questo sicuramente, però c'è da dire che dalla nostra parte abbiamo sprecato alcune occasioni nelle quali, se fossimo stati molto più cinici, avremmo portato a casa un pareggio. C'era ricercare il fallo, il sesto fallo, eravamo a 5 falli, dovevamo cercare di beccare un fallo in qualche modo, non ci siamo riusciti, siamo tristi per questo, c'è rammarico, però dal martedì si rinizia e si inizia un'altra partita, si prepara un'altra partita. Bene, grazie mille e complimenti per la prestazione. Eccoci con Marco Riva, il bomber di questa partita. Ha realizzato lui il gol che ha consentito alla Lama Sportiva di portarsi in parità, e ha avuto sul piede forse la palla anche del 2-1 a un certo punto, in cui peccato non è riuscito a concretizzare quell'azione. Sicuramente complimenti a te per la partita che hai fatto, sai che mi piace vederti giocare con una certa grinta, e oggi l'hai messa in campo secondo me molto bene, e niente, voglio solo chiederti se hai qualche rammarico particolare, a cosa vuoi riferirti sostanzialmente.
Direi che in campo abbiamo messo la grinta che, cioè, poteva mettere molta più grinta. Anche quando abbiamo fatto l'1-1 bisognava, appena abbiamo fatto l'1-1 bisognava salire, bisognava metterci più grinta, bisognava crederci. E tanti ci credevano e tanti hanno credevano che non ce la potevamo fare, invece infatti abbiamo mollato. Sì, anche se però io penso che comunque dal punto di vista dell'impegno sicuramente non c'è assolutamente nessun tipo di problema e neanche nessuno penso abbia visto qualcuno tirarsi indietro. Certamente quello che io vedo dall'esterno forse magari è leggermente diverso rispetto a quello che tu hai visto dal campo, nel senso che quello che mi è parso di notare invece, in particolare nel primo tempo, poca aggressività difensiva, nel senso che a un certo punto nella seconda parte del primo tempo avete iniziato a aggredire e avete preso delle ripartenze importanti, nel secondo tempo l'avete fatto benissimo secondo me e avete avuto diverse occasioni perché più volte vi siete trovati in condizione di poter segnare. Poi se guardiamo l'andamento globale della partita forse il risultato è anche giusto, perché nel primo tempo, come dicevo a Edoardo, hanno avuto sicuramente qualche occasione grossa in cui potevano essere avanti con qualche gol di più. Sì, concordo con quello che dice Giordano e io direi che questa partita è passata e ripensiamo alla partita prossima con tutta la grinta che abbiamo. Bravissimo, complimenti ancora. Ecco, qua siamo con Ivan Colombo, allenatore Under 21. Voglio fare una piccola premessa che mi pare doverosa e giusta, un grandissimo ringraziamento per il lavoro che sta facendo, che ormai è al secondo anno e in particolare quest'anno lui sa che si trova davanti a un campionato veramente difficile in tutti i sensi e quindi avrà tantissimo da far migliorare i suoi ragazzi, però al di là del fatto che so che magari lui oggi ha visto delle situazioni che giustamente crede debbano migliorarsi, quello che io le posso dire è che comunque sul piano dell'impegno la squadra oggi davvero c'è stata e secondo me davvero i ragazzi hanno messo in campo quello che potevano fare, perlomeno da quel punto di vista. Tra l'altro la partita l'hanno tenuta in bilico sempre, questo è veramente un dato assolutamente per cui complimentarsi con loro e da cui partire sicuramente. Beh, io vorrei soltanto aggiungere che chiaramente l'immagine della partita è stata chiarissima. Loro sono una squadra molto organizzata, forte e sicuramente hanno un buon gioco e l'hanno dimostrato. Noi siamo ancora un po' inesperti, ci sono stati degli errori difensivi evidenti, cercheremo di lavorarci sopra giorno dopo giorno per cercare di colmare anche queste lacune. Una cosa giusto dal punto di vista tattico ti volevo fare notare per capire se la condividi, credo di sì perché te ne sarai accorto anche tu. Abbiamo fatto qualche errore forte secondo me sulle palle ferme, dove il posizionamento, in particolare sui calci d'angolo, il posizionamento soprattutto dell'ultimo non era perfetto, tant'è che loro nella prima circostanza hanno segnato e poi hanno avuto la stessa identica occasione in cui per fortuna non sono riusciti a segnare. Sì, chiaramente c'è stato un problema sui calci d'angolo, un pallone non può mai passare in quella zona compresa tra l'ultimo uomo e il palo praticamente, e in questo caso anche il portiere. È stato un problema che spero non si ripeta più, perché comunque i giocatori sanno qual è il movimento ideale e giusto da fare. Sicuramente rivedremo tutti i movimenti in allenamento e cercheremo di colmare anche questa lacuna. Infatti non ho dubbi su questa cosa perché comunque è facilmente risolvibile. Sì. L'altra cosa purtroppo spiacevole, che qui è una domanda che faccio, volevo sapere l'infortunio che c'è stato nel primo tempo, se può essere un infortunio che può togliere dal campo per un po' il nostro ragazzo Piuri oppure se invece è una cosa lieve. Beh, da quel poco che ho capito nel corso della partita, Andrea ha detto che il ginocchio gli si è girato, quindi sicuramente sarà un infortunio che prevede del tempo per risolversi. Gli ho parlato, speriamo di recuperarlo il prima possibile, però adesso non sappiamo ancora bene l'entità. Quindi vedremo, aspetteremo e vedremo come si metterà.
Bene, allora chiudiamo facendo gli auguri a questo punto a Andrea, sperando che davvero non sia niente di grave, anche perché ha la prima esperienza di calcio a 5 e sicuramente sarebbe un peccato per lui, soprattutto visto che sta iniziando a imparare, dovessi fermare. Quindi auguriamo veramente che sia una roba da niente e che si risolva rapidamente. Grazie ancora Ivan, buon proseguimento di campionato.